Se vi raccontassimo che in Cina c'è un piccolo angolo d'Europa, difficile da credersi, anche se negli ultimi anni la Cina ci ha fatto vedere che riesce a fare cose davvero strabilianti, e questa è una di quelle. Senza le immagini, senza il video che abbiamo girato, probabilmente sarebbe difficile trasmettere quello che ha fatto Huawei a Shenzhen. Queste sono le prime immagini del nuovo campus di Dongguan, un campus che ospiterà 25.000 persone a regime. La costruzione è iniziata nel 2010, una costruzione che ha richiesto una spesa di circa 10 miliardi di yuan, 1.5 miliardi di dollari. Questo per andare a costruire 108 edifici su 12 quartieri che si ispirano praticamente alle città europee. Hanno scelto delle città non troppo simbolo, non c'è per esempio Venezia, non c'è Firenze, non c'è Roma, non c'è Milano. Per l'Italia ci sono Bologna e Verona, c'è la Borgogna, la regione vicina ai francesi, c'è Krumlov. L'unica città forse un pochino rappresentativa è Parigi, dove con la città universitaria Huawei ha costruito quello che è la sede del nuovo centro R&D. C'è Bruges con i suoi canali, c'è Grenada e c'è anche un po' di Svizzera, perché il treno rosso del Bernina con la sua ferrovia collega praticamente tutti questi quartieri, muovendo circa 1000+ persone al giorno. Non tantissime, perché molte preferiscono ovviamente muoversi a piedi, perché c'è tantissimo verde, ci sono tantissimi passaggi, e passeggiare per le vie di questa città che è stata costruita appunto con le persone al centro è davvero un piacere. L'abbiamo fatto oggi in qualche ora senza vederla tutta, però per fortuna Huawei ci ha autorizzato a far volare un drone, quindi più avanti nel filmato vedrete tutte le riprese dall'alto e vi renderete conto di quanto è davvero vasta questa nuova sede di Huawei, che non è solamente Huawei Consumer ma è tutta Huawei, quindi anche la parte rete, enterprise, tutta l'azienda che il fondatore tanti anni fa ha creato e ha portato a essere una delle aziende più potenti oggi al mondo nel reparto delle telecomunicazioni, tanto che preoccupa anche per questioni ovviamente legate alla sicurezza diversi paesi, America e Trump in primis. Vi lasciamo gli ultimi scorci, è inutile andare avanti perché diciamo che le immagini valgono più di 1000 parole in questo caso, e vi lasciamo questi video del drone per farvi vedere quanto verde c'è, quanta architettura c'è, quanta Europa c'è in questo piccolo scorcio d'Europa in Cina, una vera città che Huawei ha costruito all'interno di Dongguan, quindi in mezzo ai grattacieli, recuperando una vastissima area e ricreando davvero quella che può essere un ambiente europeo, che sembra quasi finto. Queste immagini sembrano arrivare dalla mini Italia, quasi, dalla mini Europa, ma sono veri, sono persone che camminano, tutti edifici, tutti uffici con palestre, ristoranti, negozi e ovviamente tantissimi laboratori, perché qua Huawei lo utilizza come centro di R&D per quello che sarà il futuro delle comunicazioni, della telefonia e del mondo di oggi. Thank you.